Grazie. Ecco fatto. Per copia conforme. Neanche Van Huben in persona vedrà la differenza. Capo, lei è un artista. Ma perché si è data tanta pena a mettere insieme quel vestito quando basterebbe una rivoltella per prendere quello vero? Ma proprio perché sono un artista, Grognard. Lascio la rivoltella ai dilettanti. C'è. E lei, Denery? Sì. Si apra presto. Sono Van Huben. Mi hanno chiuso qui dentro con Arlette. I miei diamanti. 10 milioni di diamanti. Ma cos'è successo? Che facevate là? Ci ha rinchiusi un uomo mascherato minacciandoci con un revolver. E poi ha rubato il vestito tempestato di diamanti che Regine doveva esibire stasera alla serata di gala dell'Opera. Il vestito coi diamanti? E anche Regine si è preso. Era venuta a fare l'ultima prova. Oh, ma non è una tragedia. Penserò io a ritrovarli. Mi ritroverai i diamanti? No, mi scusi, Van Huben, non ho detto che glieli ritroverò. Ho detto solamente che li ritroverò. Non hai esagerato con la dose? No, sta tranquillo. Guarda, sta già rinvenendo. Che è successo? Chi c'è? Dove sono? Non si preoccupi, non le faremo alcun male. Sono i diamanti che volete. Non c'è che dire, è intelligente. Si tolga il vestito.
E adesso? Oh, adesso la riporterò subito indietro. Ma prima abbia la cortesia di mettersi questa benda. Pronto? Pronto? Pronto, prefettura di polizia? Vorrei parlare con l'ispettore Rablù. Sì, io sono Louis Van Huben, il commerciante di diamanti. Spero che non le dispiaccia, barone, ma vorrei avere anche l'aiuto della polizia. Oh, non mi dispiace affatto, al contrario. Rablù ha detto, eh? Sì, ottima idea. Lo conosce? Non di persona, ma ho sentito parlare spesso delle sue imprese. Si dice che una volta in una villa di campagna abbia sorpreso in flagrante un rapinatore, un uomo molto distinto. Tanto che pensavano fosse Arsenio Lupin. Però non era lui. No. So, questo Arsenio Lupin lo vedono dappertutto. Personalmente credo che non sia mai esistito. Sarebbe un peccato. Ah, e perché? Non so. Ispettore Rablù? Ah, finalmente. Non è certo per dire male degli artisti, capo, ma ho l'impressione che siamo stati preceduti da un dilettante molto in gamba. E temo che il nostro vestito con i diamanti falsi ormai ci servirà a poco. Ci servirà invece. Anzi, è tutto diventato più allettante. Rubare è banale, ma rubare a un ladro che ti ha preceduto, questa sì è arte. Sì, non c'è dubbio. La vera difficoltà non è tanto riprendere i diamanti, ma di sapere a chi riprenderli. Ah. Bene, andiamo all'appartamento di Regine, poi torna qui, da Van Huben. Porta a casa Arlette appena hanno finito di interrogarla. Tienile compagnia. Io ti raggiungo. Lei è sempre molto tenero con le donne. La signorina Regine è rientrata? Sì, è in camera sua. Con i miei diamanti? No, con il dottore. Il dottore? Ma che dottore? Ma chi è lei? Oh. Lei? Ma che diavolo sta facendo? La sto calmando. Le sono saltati i nervi, non vede? E i nervi miei stanno bene, forse? Non si illuderà, spero che applichi anche a lei la mia cura di bacetti neurodistensori. Bacetti neurodistensori? Sì, ho una mia tecnica personale. È come l'agopuntura, ma senza aghi. E come mai si trova qui? Ho pensato che il ladro non avrebbe corso il rischio di tenersi Regine e sono venuto ad aspettarla qui davanti. Tutto è andato come avevo previsto, ma quando è arrivata era sconvolta e mi è quasi svenuta tra le braccia. Ma dov'è il vestito? I diamanti? Ci saranno degli indizi, deve pure avere visto qualche cosa. Certo, ma se vuole che ce lo dica, mi lasci prima finire la cura. Ma che cosa può fare il signor Denery? Il barone ormai è in piena azione, ci tiene molto a ritrovare i diamanti. Peccato non abbia assistito all'interrogatorio che mi ha fatto Rablù. Avesse visto che spettacolo. Questo furto lo manda in estasi. È convinto che sia stato Arsenio Lupin a fare il colpo. Magari fosse vero. È certo il barone. Apra lei, per favore. Oh, senta, non ricominciamo. Sì, invece. Si metta questa benda sugli occhi. Io non ho addosso 10 milioni di diamanti. Avanti, muovetevi. Lei entri lì. Ma senta un momento, è roba da matti. Si sbrighi. Insomma, non ha visto nient'altro. Beh, sa, non è stata certo una visita turistica. Caro amico, riassumiamo. Un uomo mascherato, una donna velata, un ingresso molto grande, dove c'era un cavallo di legno e un'armatura, una scala con 12 gradini, un pianerottolo, altri 12 gradini, un salone Luigi XV e un ritratto d'uomo con gatto dipinto da Quentin de la Tour. Che cosa vuol sapere di più? È tutto chiaro. Come se ci fossimo stati. Abbia fiducia. Entro 8 giorni ritroverò i diamanti. Sì?
È per lei, Denry. Ah, grazie. Pronto? Ah, sei tu, Grognard. Ah, va bene. Molto bene. Bravo. Novità? Sì, eccellenti. I miei diamanti? No, Arlette. Ossia? L'uomo mascherato l'ha rapita. Per fortuna il mio autista è molto abile a uscire dagli armadi. Si è liberato subito ed è riuscito a prendere il numero della targa dell'auto prima che si allontanasse dalla casa. Pronto? Parla il commissario Martin. Sì? Della polizia stradale. E lei, Shepard? Ah, buongiorno. Senta, è stata ritrovata una macchina abbandonata sulla Nazionale 20. Sì? È targata AC312F. Guardi sullo schedario a chi appartiene. Sì. Bene, aspetta. Mi sono fatto beccare come un imbecille. Non te la prendere, capita davanti a un revolver. Ah sì, pronto. Sì? Ah, bene. Beh, la faccio portare al deposito. Pazienza, se la vedranno loro, grazie. La targa era falsa. Ora, Grognard, riunisci tutta la banda. Parlate con i nostri informatori. Agite nel più breve tempo possibile. È in gioco l'onore della nostra ditta. Corro, capo. Jean. È davvero una ragazza fantastica. Lascia stare le ricerche, Grognard. Ne riparleremo più tardi. L'ha già ritrovata. Sa qualcosa dei miei diamanti? Ma è entrata ed è svenuta. Senta, per caso non penserà che hanno rapito Arlette per incaricarla di riportarle i diamanti? L'ispettore era blu. Molto lieto, ispettore. Mi scusi se non le stringo la mano, ma... Il mio amico barone Denery è lui che mi ha liberato dopo il rapimento di Regine e dei miei diamanti. C'è sempre, anche quando uno meno se lo aspetta. Denery. Ho conosciuto un Denery sotto le armi, non è per caso... Senta, ispettore, lei mi scuserà, ma non posso rimandare l'applicazione del mio trattamento. Perderebbe l'efficacia. Ma... No, non adesso, Van Uben. Faremo il punto domattina. Alle 10 nel mio ufficio, alla centrale. Signorina Brignoche, per favore, potrebbe battere a macchina con minore energia? È da 3 anni che glielo chiedo. Scusatemi. Allora? Allora, come stavo dicendo, almeno un elemento è in dubbio e sicuro.
Arlette e Regine sono state rapite dalle stesse persone. Io non vorrei apparirle scortese, ma vorrei sapere con quale diritto lei si è messo in testa di dirigere questa inchiesta. Ma, mio caro Rablù... Per favore, anzitutto non sono il suo caro Rablù. Bene, allora, signor ispettore, non ho intenzione di dirigere l'inchiesta. Mi permetto solamente di offrirle la mia modesta collaborazione. Dunque, dicevamo che Arlette e Regine sono state rapite dalle stesse persone, ma non per le stesse ragioni. Se queste sono evidenti per Regine... 10 milioni di diamanti. Mi ha tolto la parola. La cosa resta misteriosa per Arlette. Potevano portarmi via la prima volta insieme a lei, visto che c'ero anch'io. È vero, hai ragione. Brava, mia cara Arlette. Lei è una preziosa collaboratrice. Oh. Resta comunque in dubbio che hanno rapito, se non con lo stesso scopo, nelle medesime circostanze, una nota manchen con... 10 milioni di diamanti. Mi ha tolto la parola. E una sartina senza un gioiello addosso. E il fatto che appartengano tutte e due alla stessa sartoria non rappresenta affatto una spiegazione. Su questo penso che l'ispettore Rablù sia d'accordo con me. Sì, certo. No, non mi deve ringraziare. È dovuto solo al caso se mi trovo in questa faccenda fin dall'inizio. Ma dico, se i motivi del rapimento della signorina Arlette sono oscuri, anche la facilità con la quale è riuscita a scappare non è meno strana. Sì, va bene. Ora, comunque sia, ce ne andremo tutti quanti a Saint-Grablou a vedere la villa di cui ci ha parlato la signorina Arlette. Vi ci condurrò ad occhi chiusi, si fidi di me. Però non sappiamo da chi ci conduce. Io lo so. Regine e Arlette sono state portate dal conte Gilbert de Melamar. E come fa a saperlo? Un semplice dato storico. Il ritratto dell'uomo col gatto ritrae un conte de Melamar dipinto nel 700 da Quentin de la Tour. È in tutte le storie dell'arte. E Saint-Grablou è il feudo dei Melamar che conservano quel ritratto da generazioni e generazioni. Il conte de Melamar, una delle più vecchie famiglie di Francia. Ma senta, è una cosa inverosimile. Inverosimile o no, andiamo a vedere se le signorine riconoscono il luogo. Avanti, coraggio. Se volete venire... Non so, io ho visto solo il cancello. E lei, Regine? La riconosce? No, ho visto solo l'interno. Bene, allora entriamo. Lei mi permette? Ma si accomodi pure. I signori desiderano? Polizia, vorrei parlare col conte de Melamar. Sì, certamente. Il signor conte li attende, se vogliono avere la cortesia di seguirmi. Ci attende? Questo è davvero... inatteso. Allora? L'ingresso è uguale. La stessa scala. Oh, le tende rosse. Aspetti, non precipiti. Questi castelli si somigliano tutti. Jean, ho paura. No, vediamo il seguito. Non mi aspettavo davvero un tale spiegamento di polizia per così poco. Così poco? Quanti milioni deve valere una cosa perché abbia importanza ai suoi occhi? Come dice? Prego, non gli faccia caso, signor conte. Ora le spiego io. Se vogliono seguirmi nel mio ufficio. Qui non si tratta di ordinaria amministrazione. Io mi sto riferendo a due rapimenti e a un furto di 10 milioni di diamanti. E lei viene a raccontarmi di un ladruncolo che le sarebbe entrato in casa andando via senza prendere niente. Se permette, dovrei essere io a meravigliarmi. Io chiedo l'aiuto della polizia perché indaghi su un misterioso visitatore notturno e sembra quasi che lei mi accusi di non so quale aggressione rocambolesca. Signor Conte, lei conserva qui in questo castello il ritratto di un suo antenato dipinto da Quentin de la Tour, il celebre uomo col gatto.
Sì, ma io non vedo come... E invece noi vogliamo vedere. Se questo è un ordine. Permesso. Se permettono, faccio strada io. Vado di là a prenderle dei sali. Ha riconosciuto il posto? Regine, la prego, mi risponda. È qui che le hanno rubato i diamanti. Ecco, è quella signorina. Se ne occuperà la mia governante, saprà farlo molto meglio di noi. Le passerà non appena avrà odorato questi. Sì, è qui. Riconosco tutto. Il camino, i mobili e quel quadro. Signorina, cos'è questa commedia? I miei diamanti. Tiri fuori i miei diamanti. Ma siete tutti scappati da un manicomio. Adesso basta. Vuole spiegarmi, per favore? È lei che ci deve delle spiegazioni. Può dirci come ha impiegato la giornata di ieri? Si può sapere di che accusa il signor Conte? Di aver rapito queste due signorine e soprattutto di aver tolto a una di esse, Regina Aubry, 10 milioni di diamanti, con la sua complicità, signora. Scusi, ispettore, non le pare una conclusione un po' affrettata? Dio mio, signor Conte, ma che significa questa storia? Non lo so davvero, non riesco a capire. Su, avanti, cercate. Non mi risulta che lei abbia un mandato di perquisizione. Ah, ma io non perquisisco mica. Cerco, nient'altro. Cerco e trovo. Il mio vestito. Ecco, ha visto? Senza i diamanti. Dove li ha nascosti? Mi dica dove li ha messi. Mi lasci in pace lei e i suoi diamanti. Non ho mai visto quell'abito. Non so chi l'abbia messo là, non so niente, non capisco. Io l'ho capito. E l'arresto insieme alla sua governante, che è anche la sua complice. Ma, signor ispettore... Che c'è, cosa da dire? Il conte di Melamare e la sua governante non assomigliano ai miei rapitori. È vero. Non riconosco né la voce né il portamento. Ah. E allora, ciò dimostra che abbiamo a che fare con veri professionisti. È vero, signor Conte? Ma ci vuole altro per far fessora blu. Su, avanti. Avanti voi, forza. Via. Via, 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 via. Avanti. Fuori. Fuori, fuori. Non ha l'aria di essere soddisfatto, signor barone. Ho l'impressione che l'ispettore Rablù segua trionfalmente le orme del caro commissario Gershard. Stessa precipitazione, stessa delicatezza. Tuttavia ha trovato l'abito. È la prova che il conte è colpevole. Scommetto con tutte e due una bottiglia di champagne che è stato il ladruncolo a mettere il vestito nel salone. Ora rientriamo. Ah, Arlette. La prego, vada nei migliori negozi e porti un po' di cose buone al conte de Melamar. In prigione si gustano molto i cibi raffinati, specie se uno è innocente. A noi due, signor conte taciturno. Ah,
Ho già capito tutto, sa. Vuol giocare a chi è più furbo. Bocca chiusa e lingua cucita, è vero? Ma non crederà mica di cavarsela così. Anche un melamar quale lei sta male tra le grinfie di Rablù, dato che Rablù, quando ha afferrato la preda, non la molla più, sa? Il famoso giochetto del gatto col topo ne ha sentito parlare, immagino, eh? No, 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 stia zitto, parlerà quando le farò delle domande, per favore. E le dirò subito una cosa, signor Conte. La sua posizione è scomoda perché è il giudice Chapuis che si occupa del suo caso e ha piena fiducia in me, il giudice Chapuis. Mi scusi un istante. Sì, qui parla Rablù. Sì, ma come, non è più Chapuis? Eh? Il giudice Chapuis alla varicella? Alla sua età! Ma non si tratterà invece di... Ah, sì, bene. E chi lo rimpiazzerà? Il giudice Lupin. Antoine Lupin, sì. No, 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 non lo conosco. Ah, sì, ora ricordo, ho conosciuto un Lupin una volta. È stato a Montmuillon. Facevo il servizio militare e lui era... Ah, sì, è urgente, sì. D'accordo, vengo subito. Non si illuda, anche questo la sistemerà, signor Conte. Nessuna tragica storia di famiglia, nessuna faida ereditaria, che so io. No, nessuna, signor giudice. I Melamar sono sempre stati pacifici. La mia famiglia nei secoli ha avuto un ruolo modesto nella storia di Francia. Non c'è stato nessun eroe e nessun criminale. A casa sua, però, c'è il ritratto d'un baldo gentiluomo del XVIII secolo che non ha l'aria d'essere stato uno qualunque. Ah, sì, sì, l'uomo col gatto. Già. Sì, sì, certo. Infatti lui era un eccentrico. Questo è molto interessante. Scusi, signor giudice, mi dispiace deluderla, ma tutta la sua eccentricità si riduceva a una mania molto innocente. Mm. Non usciva mai di casa, salvo che per andare al teatro, dove, a quanto pare, le giovani attrici lo interessavano molto più delle commedie rappresentate. Ma questo è il solo, diciamo, delitto che gli si possa rimproverare. Sì, avanti! C'è una giovane che ha portato questo paniere di provviste per il detenuto Melamar. Lo posi pure sulla mia scrivania. Beh, come vede, non tutti le sono nemici, signor Conte. Eh? Ah, mi può dire qual è l'ufficio del giudice istruttore che si occupa del caso Melamar, il giudice Lubin? La porta in fondo, il giudice è proprio a colloquio con l'indiziato. Arriva a proposito. È dall'ufficio del giudice. Scusi, signor giudice, perdoni questa interruzione, ma ho sentito pum pum e allora ho temuto che... Ma vedo che in realtà era ps ps e allora mi scusi. Lei è l'ispettore Rablù, se non erro. Sì, signore, eccomi qui ai suoi ordini. Bene, bene, è arrivato al momento giusto. Il conte de Melamar ha avuto il grazioso dono di un eccellente champagne che ho creduto mio dovere assaggiare. Ah. E sa, non si sa mai. Oh, certo. Eccellente, eccellente. Forse un po' caldo, ma non siamo mica un ricevimento mondano, Bene, agente, rimetta tutto nel paniere e lo porti nella cella del signore. Signor Conte, ci vedremo più tardi, ora devo parlare con l'ispettore Rablù. Sì, signor giudice. La prego, si accomodi. Lei è un poliziotto ammirevole, ispettore Rablù. Il suo rapporto è davvero impeccabile. Oh, signor giudice. Sì, 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 sì. C'è soltanto un punto che vorrei rivedere con lei. Ma sono a sua completa disposizione, signor giudice. Sì, vediamo. Dunque, lei dice che è passata circa un'ora e un quarto tra il momento in cui la signorina Regine, ossia, voglio dire, la signorina Aubry, è stata rapita. È il momento in cui è stata riportata a casa. Visto che la sua svestizione non è durata più di un quarto d'ora, il tragitto d'andata e ritorno è di un'ora. Risulta quindi evidente che la distanza tra la città e il posto in cui Regine è stata derubata dei diamanti è di mezz'ora di macchina. Ora, invece, Arlette ha messo quasi un'ora e mezzo
per andare dalla città a casa Melamar. Per un po' è stata bendata. Forse le hanno fatto fare un giro vizioso per imbrogliare le carte. No, no, no. L'abbiamo fatto anche noi, quel tragitto. E a una velocità media ci abbiamo messo anche noi un'ora e mezzo. Quindi... tragitto Regine. Ecco qua. Una mezz'ora. Tragitto Arlette. Un'ora e mezzo. Certo, è curioso. Ecco il problema da risolvere. Melamar abita a un centinaio di chilometri da qui. Ma Regine non è stata portata a più di 20 o 30 chilometri. Una distanza giusta per farci un giro in bicicletta, non vi pare? Questo, no? Il castello di Lermand. Sì, signore. Signore, scusi. Barone Jean de Nery. Il signor barone ha prenotato una camera. Io no, perché? Che cos'è, un albergo? Sì, da quando è finita la guerra. Un'idea originale. Io? Oh, niente affatto, si figuri, sono celibe. Allora che viene a fare in una clinica ginecologica? Oh, mi scusi tanto, signora. L'uscita è da questa parte, non si possono sbagliare. Arrivati al 30° gradino, un gradino traballante, è la porta a sinistra. Pensino che 30 gradini di 10 centimetri l'uno fanno in tutto 3 metri. Andata e ritorno fanno 6 metri, andata e ritorno. Fantasma del castello. No, sono il nuovo proprietario. Oh. È un'appassionata di animali, signorina. Oh, scusi tanto. Preparo la tesi in architettura. Passando in bicicletta, sono stata colpita dallo stile del suo castello. Si consideri a casa sua. Venga, le faccio vedere l'interno. La proprietaria qui è mia zia, una donna straordinaria. Entri pure. Si accomodi. Prego. Comincio a stare in pena, capo. Arlette doveva essere qui da 2 ore. Hai ragione, ma è buon segno. Forse la ruota della fortuna comincia a girare verso di me. Finalmente qualche cosa comincia a muoversi. E sento che questo qualche cosa farà precipitare gli eventi. Fila a prendere la macchina. E portami qui il travestimento numero 14. Il vecchione? Esatto. Intanto io studierò l'elenco dei posti che Arlette doveva controllare.
Grazie tante, amico. Sono certo che qui sarò in buone mani. Tu ritorna pure indietro e fa subito tutto quello che ti ho detto. Chi è lei, mi scusi? Oh, buongiorno, signore. Se lei sapesse quanto sono contento di averla trovata, no? Ossia di aver trovato questa dimora. Lei è il signore? Antoine Fagerolles. Antoine Fagerolles. Ma chi è lei non me l'ha detto ancora. Adalbert de Mélamar. De Mélamar? Ah, ne è sorpreso, naturalmente, ne ero sicuro. Doveva pur finire così un giorno o l'altro. Sì. Un Mélamar al castello di Valnery è piuttosto strano. Ah, sì, certo, lo riconosco. Ma non resti qui fuori, la prego. Chissà quante cose abbiamo da dirci. Oh, altro prego. Che, certamente. Prego. No, dopo di lei. No, potrei dopo mai. Dopo di lei. Si figuri. Grazie. Cara zia, uno deve sapere quello che vuole. Quello che volevo l'ho ottenuto. Grazie a te ho vendicato la nostra antenata. La grande, la splendida Valnery, che un Mélamar egoista e libertino ha fatto morire di dolore. Bene, Lava è vendicata. Tu altrettanto, tutti felici e contenti. Dovresti esserlo anche tu. Hai avuto la tua parte, quei diamanti, tanto utili per il nostro piano. Ma quello che non approvo sono questi sequestri. Quella ragazza non ti aveva riconosciuto. Bastava riaccompagnarla alla porta. E adesso questo vecchio, potevi sbatterlo fuori e basta. Un Mélamar di pura fantasia. Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro. Coltivi il loro albero genealogico come un fiore di serra. Ne conosci a memoria ogni ramo, principale e collaterale, da 10 generazioni. C'è un solo Mélamar ancora vivo. È in prigione. E quest'altro ce l'ho messo io. Questo Adalbert de Mélamar o è un impostore o un poliziotto. Per questo dovevo metterlo al fresco. E allora? Ah, quel Fagerolles, un uomo squisito. M'ha fatto anche visitare la casa. È fortunato. Io sono stata portata direttamente qui. Peccato, ha perso qualcosa di interessante. A me non ha nascosto nulla. Vedrà, si divertirà molto. Ma perché si è fatto rinchiudere senza reagire? Per poterla raggiungere più presto. Avanti, Arlette, via quel muso lungo. Il mistero ormai è chiarito. Regine è stata portata qui, al castello di Valnery. E lei è stata abbandonata volontariamente davanti a quello di Mélamar perché poi ci portasse la polizia accusando il bravo conte. Il vestito di Regine, nascosto da Fagerolles in casa di Mélamar, non fa che confermare questa tesi. Ma come? Perché? So già come, ma non ancora perché. Ancora una volta, per cortesia, vuole avere la compiacenza di ripetermi le istruzioni del signor Denneri. Sono molto semplici. Ecco, lei fa uscire il conte de Mélamar e la sua governante dalla prigione. Convoca il signor Van Uben e la signorina Regine e poi mi seguite tutti in un posto che non posso assolutamente rivelarle. È tutto? No, non è tutto. Devo ancora dirle la parte più delicata. Oh, beh, al punto in cui siamo. Ebbene, ecco qua. Il signor Denneri mi ha incaricato di dirle che è stato Arsène Lupin a organizzare tutto e che se lei non fa subito quello che le viene chiesto... Arsène Lupin! In nome del cielo! E adesso, grazie all'aiuto di questa bottiglia, vedrà che apriremo la porta. Lei intanto tolga la paglia che c'è intorno alle bottiglie di champagne. Metto i diamanti nella valigia e torno a salutarti prima di andarmene. Peccato. Era un eccellente cognac, ma à la guerre comme à la guerre.
Ma siamo a casa mia. No, signor Conte, questo è il castello di Valneria, più di 50 chilometri dal suo. Ma è sbalorditivo. E i miei diamanti sono in questa casa. E il suo principale? Come mai non viene a riceverci? Senta un po', giovanotto, spero che non si starà burlando di me, potrebbe costarle caro. Signori, signorine, questo baldo giovanotto sostiene che qui c'è una ragazza prigioniera, dei diamanti rubati, Arsenio Lupin, il quadro uomo con gatto e Dio lo sa che cos'altro. Scusi, ma non capisco quello che dice. Eppure è molto semplice. Ora riassumo. Ecco, insomma, voglio dire che... Si tratta di un abito, insomma. Yeah, si tratta anche di 10 milioni di diamanti. Si tratta dell'innocenza di un uomo. Non sentite puzza di bruciato? Su, venga. È tutto. Cos'altro devo dirle? Ecco, è soddisfatto adesso? La sua storia non sta in piedi. Il signor Fageron non ha mai visto la signorina Arlette, né il suo principale, né i diamanti, niente. E allora? E lei crede a quel signore, cara Rablù? Ah, è arrivato finalmente. Ah, sì, scusate tanto. Stavo cucinando una porta flambé al cognac. E mi ha fatto perdere un po' di tempo. Visto che il signor Fageron non l'ha fatto, vi inviterò io a entrare in casa. Avanti, venite tutti. Venga anche lei, signor Fageron. Che cosa fa, caro Rablù? Non gli impedisce di portarsi via i diamanti? I diamanti! I miei diamanti! Aprite! Aprite! Sì, sì. Avanti, ispettore! L'apre o no, questa porta! Ecco. Apra! Ma c'è riuscito! Apra! Oh, finalmente! Che sta succedendo? Stessa architettura, stesse decorazioni, stessi mobili, stesso quadro. Ma cosa vuole che me ne importi a me di questa vendetta genealogica? Un melamar della corte di Luigi XV, un po'... E così casalingo che fa costruire per la propria amante una dimora identica alla sua, in modo che quando è da lei è come se fosse da lui. E adesso salta fuori che la similitudine di questi due posti è stata impiegata per compromettere l'attuale conte di Melamar. Al solo scopo di salvare l'onore di un'ava che dicono sia stata disonorata. Proprio così, messa alla berlina, abbandonata dopo essere stata sedotta. Ma ora la vendetta è venuta. Anche un Melamar a sua volta è stato umiliato. È portato in prigione con le manette ai polsi come un malfattore. Ma ora lei prenderà il suo posto. Ormai non me ne importa niente. Sono certo che non vi resterà per molto. Vero, signor Conte? Senz'altro. Nella mia famiglia il rancore non è tenace come nella sua. Non ho intenzione di sporgere querela contro di lei, signora. E se il signor Van Uben ritrova i suoi diamanti? Oh, finalmente qualcuno che si preoccupa dei miei diamanti. Potrò recuperarli, sì o no?
diamanti. Me li ridia subito. Sono quelli che le hanno rubato? Sì, sì. E ci sono tutti, credo. Bene. Per ora li tenga lei, se ci tiene. Ma deve seguirmi in prefettura, sono il corpo del reato. Ah, voi portate via quel signorino e anche la zia, si intende. Dico un po', giovanotto, non mi aveva detto che era stato Arsenio Lupin a combinare questa faccenda? No, non se la prenda col mio chauffeur. Senza quel nome che le ha messo appetito, non sarebbe intervenuto. Hm? Lo confessi. Non so come ripensare. Ma di niente, signore. Grazie, Jean, di aver risolto questa brutta storia. Era come se li avessero rubati a me, quei diamanti. Vieni, andiamo. Mio caro Dennery, grazie, grazie ancora. No, è stata una cosa da niente. Devo proprio baciarlo. Ah, bravo, vuole seguire la mia terapia, Il commissario Gershard resterà di stucco quando gli racconterò questa operazione. Un bel caso alla Lupin. Senza Lupin, purtroppo. A presto, caro ispettore. Mi ha ripreso un'altra volta. Ma perché mi ha voluto abbracciare? Facciamo del tutto per non farlo sapere, ma il signore è cleptomane. È assurdo, dobbiamo fare qualcosa. Eh sì, perbacco. Muoviamoci. Avanti, parti, Grognar. Ma Jean, questa non è la strada giusta. Sì, invece. Per non incontrare Van Nuven. Ormai si sarà accorto della sostituzione dei diamanti. Vuol tenerseli lei? Oh, il barone Dennery può anche essere un cleptomane, ma non è un ladro. Il barone Dennery è di un'onestà assoluta. E non è neanche cleptomane. Eh? Ma io non sono il barone Dennery. Oh, allora lei è... Eh sì. Chiamami pure Arsenio. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, a gagné le cœur, c'est le plus grand des voleurs, oui mais c'est un gentleman, il s'empare de vos valeurs. Porter des fleurs, gentleman.